questa vittoria era importantissima, sapevamo che non era facile e ce l'abbiamo messa davvero tutta. È un primato importante che vogliamo mantenere fino alla fine, perché comunque è un vantaggio prezioso questo e quindi vogliamo tenerlo fino alla fine. Siamo contenti, anche se comunque all'inizio c'è stata un po' di tensione, quindi qualche errore di troppo, però il risultato finale è quello importante, soprattutto tutte le ragazze dalla prima all'ultima hanno dato una mano importantissima, in modo particolare anche il rosso di Monica non ci ha sfavorito più di tanto, perché comunque chi l'ha sostituita è riuscita a dare un contributo importante, così come anche le giocatrici di campo, quindi un grande applauso alla mia squadra che davvero ha lottato fino alla fine, un grande applauso anche al Conversano che da vere campionesse d'Italia hanno lottato fino all'ultimo secondo e non hanno mai mollato, hanno rollato il loro campo e i loro tifosi. C'è un dato statistico importante, 22esima vittoria consecutiva, una stagione fino ad ora perfetta per Salerno. Beh sì, le statistiche però, dico la verità, a me personalmente interessano fino a un certo punto. Penso a fare bene, penso anche la mia squadra pensa a fare bene partita dopo partita e vogliamo arrivare fino in fondo e toglierci qualche bella soddisfazione. C'è stato un momento nel secondo tempo che sembrava forse che la partita potesse prendere la via di Conversano, poi che cosa è successo? Senti, secondo me ci siamo disperati un po', come sempre succede, è successo pure a Salerno, e sempre sbagliamo quasi ai minuti della fine, sbagliamo nei tiri, nei passaggi, diciamo che ce la potevamo fare, ma ci manca sempre questi errori che sempre ci colpiscono alla fine. Diciamo, dobbiamo migliorare in questo, dobbiamo migliorare tanto in sbagliare meno palloni, e tirare sul sicuro, che a volte è quello che ci manca quasi sempre alla fine della partita e è per quello che non riusciamo a vincere, ma penso che ancora il campionato è lungo e basta migliorare in questi aspetti, ce la possiamo fare.